tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti nella Rigori Challenge di Champions League! Allora ragazzi, siamo qua con tantissimi ospiti e nonché creator. Signori, io ho fatto mettere le maglie che volevano, ok? Di alcune squadre che parteciperanno alla Champions League, ma soprattutto della squadra che loro reputano che andrà più avanti in questa competizione. A me mi è costretto, sinceramente. No, allora non è vero, perché Pipega voleva indossare quella della Juve e non gliel'hai data. Ah, perché? Chissà perché! Chissà perché, perché la Juve non c'è! Signori, oltre alle rispettive maglie, vi andrò a dare anche una card di un giocatore che rappresenterà la vostra squadra. E quindi, signori, adesso voglio presentarvi il portiere che dovrà parare questi rigori d'eliminazione. Facciamolo entrare. Lukaku! Dile, se posso, il portiere è forse stato acquistato al Crispo Sfida, quindi dile. Ah, sì. Mi raccomando. Niente, signori, rigore di eliminazione. Se sbagliate e quello dopo segna, siete eliminati. E chi vince, signori, vince, udite, udite, una box! Da Tops, Match Attacks, ragazzi, della Champions League. Goloso! Quindi, signori, premi golosi golosi. Detto questo, iniziamo con la presentazione di queste squadre e poi andiamo direttamente alla Rigori Challenge. Let's go! Che vinca il migliore, che vinca il migliore! Signori, ma prima dell'inizio di questa splendida Rigori Challenge di Champions League, vi volevo presentare Match Attacks. Match Attacks, signori, è la collezione ufficiale di Trading Cards Tops e delle competizioni UEFA, quindi Champions League, Europa League, Conference. Con Match Attacks potrai collezionare tutte le più grandi star del calcio. E inoltre, nella stagione 23-24 usciranno tantissime novità, tra cui carte in edizione limitata, carte autografate, scudetti e molto altro. La collezione di Match Attacks sarà in vendita in edicola, nei migliori supermercati e su tops.com, signori. Mi raccomando, amici, se vi piace sfidarvi, collezionare carte e scambiarle, Match Attacks è la collezione che fa per voi. Link in descrizione. Mi raccomando, a fine ottobre usciranno 4 nuove multipack con gli aggiornamenti delle rose e dei giocatori. Link in descrizione. E adesso torniamo alla splendida rigori di Champions League. Let's go! Ok ragazzi, ci siamo, stiamo per dare inizio a questa splendida Rigori Challenge di Champions League. Partirò io per primo perché, beh, oltre ad essere il proprietario del canale, rappresento Mbappé, PSG. Voglio far vedere a questi qua che perderanno Champions League quest'anno, perché PSG c'è, come si battono i rigori. Così che si battono i rigori, così che si battono i rigori. Stai buono. Siamo la squadra Simone Crispo, l'Arsenal. Ciao ragazzi, sono Simone Crispo, rappresento l'Arsenal perché sta mostrando un calcio bellissimo ultimamente, quindi... Com'è Napoli? Forza Arsenal. Arsenal. E allora vediamo, Simone, mamma mia! Simone passa e accede al secondo turno. Incredibile, il prossimo. Allora tocca a me, come ben sapete sono ucraino. Prima avevo la maglia dello Shakhtar, però tifo Dinamo Kiev e ho scelto Newcastle perché quest'anno faremo il triplete. Guarda come si calciano i rigori, Pippe. Allora Sergei. Sergei! Come volo? Allora, Samu, c'è un problema, io sono arrivato in finale l'anno scorso, ma non l'ho vinta. Vabbè, per forza, sei l'Inter. Attenzione, Pierino contro DGK. Pierino! Com'è che esulta il toro? Così? No, quello era Mbappé, mi sa. E allora, il prossimo. Samuel, come vuoi che ti... Ma ti posso fare una domanda? Perché hai scelto di rappresentare l'Atletico? Perché mi ha obbligato. Non è andata proprio così. Parte Mirko! Ragazzi, di rigore. Ma con che tranquillità? Ha aperto il piattone. Signori, è arrivato il momento di sbagliare. No, perché ridi? Qua poi c'è, scusami, c'è scritto Man of the Match, Federico Valverde. Di conseguenza devo essere Man of the Match, non posso sbagliare. Me lo devi dimostrare tu, Pipe. Adesso lo dimostrerò. Lo devi dimostrare tu. Lo dimostrerò sul campo. Che Valverde è Man of the Match. Oh! Esulta Valverde. Ha le capriole. Tocca i capelli. Esultanza emulata di Valverde. Adesso, signori, c'è una squadra che mi sta molto a cuore.
Eric, ci rappresenti? Yes. Ci rappresenti? Assolutamente. Ho dovuto scegliere PSG per Cabala, perché li affronteremo, li mangeremo, però tu ci rappresenti. Rigore alla Giroud. Giroud non sbaglia mai. E sai perché non sbaglia mai? Perché parte Harry. E sai perché non sbaglia mai? Giroud non sbaglia mai. Il problema è che quello non è Giroud, si chiama Harry Lazza, è diverso. E quindi signori, ragazzi, Harry Lazza è stato il primo a sbagliare. Vediamo se sarà eliminato definitivamente Harry. Non, scusa, lo devi tirare alla Giroud? Questo signorino qua l'ho visto allo stadio a Istanbul con questa, questa maglia, quindi lo devo purgare per forza. Dile! Dile! Ce l'hai già in mano! E allora salutiamo la Champions, Harry. Aveva nei video non conta sempre niente, non conta mai nei video, Sam. Infatti, conta nella realtà. E allora con la maglia del Salisburgo parte più. Vediamo! Parte il tiro! Sì! Aveva intuito il portiere, ma non era. È partito troppo tardi. È troppo forte il tiro. Signori, abbiamo un new entry. Zacchinho, official Zacchinho. Porterò lo United in alto. Ha già vinto il mondialito di Champions League contro di me. Ragazzi, adesso devi vincere anche questo video. Se vince anche questo video, è accesso praticamente a tutto il mondo. Guarda, sono qui per rappresentare Maguire. Maguire, mettiti nei guire. Maguire! Figlio! Come esulta Maguire? Non c'è pressione! Come esulta Maguire? Maguire è abituato a esultare. Con autogol. È abituato a vedersi esultare in faccia. E allora signori, facciamo... Direttamente dalla Polonia, Lewandowski. Allora Leva, sei ritornato in Champions League, dove conta? Voglio come vincere. Ti senti? Voglio vincere. Vuoi vincerlo? Allora dimostra Leva, dimostra. Robert! Robert! Hanno calciato tutti! E ora si ricomincia il giro. Sapete per cosa sta PSG? Per parrocchia San Giovanni. Chi è che deve eliminarlo? Chi è che deve eliminarlo? Demme, non ti preoccupare. Allora, qua. Quando c'è la sfida, cioè quando io posso, succede sempre qualcosa. Vediamo, dai, si concentra in questo pallone. Ma poi guardate che si spegne, non parla più, non dice niente. E le cose che dice dopo sono... Simone Crispo potrebbe eliminarmi. Clamoroso, ragazzi, clamoroso. Tutto nelle tue mani, dile. Hai tre possibilità. Dile. No! Ma che fai? Non è vero! Dile si chioppa! È una vergogna! Dile si chioppa! Dov'è che fega? Ma l'avevo detto, quando Simone affronta Samuel... Ma perché sta cosa? Ma il timore reverenziale, cioè, gli è entrato in testa. Se diventasse un plus. È l'uomo ne... Devi imparare, Simone. Devi imparare. Lui anziché lui. Vai, Gnabry! E allora, parte più! Non ho mai visto Fuse Gamer calciare un rigore così bene, ragazzi. Attenzione. Premi di consolazione, figurina dell'Arsenal portata a casa per Simone. Wow! È pronto pure no. E allora, dopo il toro, va un altro toro. Vediamo se saprà incornare come ha fatto precedente. Parte lo stesso! Ha provato a spiazzarlo di nuovo, però... Chi è prossimo? Gianbrai! No. Eliminami. E allora il Pipega ha una chiara occasione d'oro, signori, per eliminare l'Atletico. La palla pesa, la palla scotta. No! Fuori! No! Fuori! Perché? Fuori! E lo mantiene in vita, perché? Signori! Fuori! Spero di vincere questa sfida, così diventerò un top player. Link in descrizione. Allora, signori, un eliminato è assicurato. Vediamo chi sarà. Olè! Ed elimina il Bipega. Ci saluta. E adesso sta di nuovo a Zacchinho. Vai, Zacchinho. Rashford. Attenzione, Rashford. Mamma mia! Ancora Lewandowski. Ancora Lewandowski. Palo da Lewandowski! Il palo del Blaugrana! Levati dalle scatole, dai! Ragazzi, ho l'occasione ufficiale per eliminare Robert Lewandowski. Allora, salutiamo Robert! E allora, dopo di me, di nuovo più! Bello! Pulito! Bello! Prossimo! E non c'è il prossimo e quindi potrebbe essere eliminato Pierino. Mirko potrebbe eliminare Pierino. Attenzione. Parte Mirko! E ha
Chiamalo, chiamalo dentro, salutalo. Ciao Inter, ciao. Tranquilli ragazzi che quest'anno gli scuccio lo scudetto. Ci penso io ragazzi, ci pensiamo noi. Parata, facile. Gnabry! Gran gol di Gnabry che si salva anche a sto giro. E allora parte lo stesso Zacchigno! Gran gol di Zacchigno che passa anche lui questo turno. E adesso signori, siccome le cose sono troppo semplici, come in ogni rigore challenge che si rispetti, aggiungiamo una difficoltà. E come sempre iniziamo col piede più debole. Let's go! Parto io! Non ho paura, dile! Vai, vai! Non ho paura! Ce l'hai già in mano, vai! Questo no, questo è fuori facile, guarda! Ce l'hai già in mano dove? Ce l'hai già in mano dove? Dov'è che ce l'hai già in mano? Dai! Parte! Fuori! Signori! Attenzione, non è finita, non è finita. Non è finita. Newcastle per eliminare. Oh! E allora salutiamo Salisburgo. È stato un piacere. Puoi andare a, a raccogliere la tua figurina. Vado subito, ragazzi. La prima cosa che faccio appena esco. Sinistro! Oh, meglio che di destra. Beh, Mirko, che dici? Segno o no? Ti prego, segna. E non si ricorda come si fa. Sì! Vamos! Ragazzi, si salva Mirko, si salva anche Gnabry. Ora sta nuovamente a me, signori. Però, signori, aumentiamo le difficoltà. Possiamo calciare col piede forte senza rincorsa, però. Dovrò calciare da fermo. Dile, mami! Sei già... Sai già che non la prendi, che non la prendi. Allora, Zacchigno. Il mondo è giusto. Allora, tu mi hai eliminato al mondiale di Champions League. No, è vero. Io ho preso gli insulti per colpa tua. Io ho preso gli insulti. Ora, ora me li prendo io. Mi riprendo ciò che è mio. Newcastle senza rincorsa. Ehi. Senza rincorsa. Non ci credo. Palo fuori per Sergei. Oh, mi, sei già. Dai. Senza rincorsa. Che parata di dire. Che parata di dire che salva Newcastle e quindi il Newcastle rimane in vita. Grande vendetta. Gnabry, non puoi più sbagliare. Non puoi più sbagliare. Non puoi più sbagliare. E sbaglia. Oh, hai calciato meglio di sinistro. Signori, ricomincia il giro perché siamo rimasti in 4 o in 3 perché adesso devo dire. Hai la patata bollente. Posso proporre? Sì. Rigore solo di Pantazza. Solo di Pantazza. Si giochi in casa però, mio. Ecco. Vince Mirko, wow. Perché? Guardate la Pantazza, la skill. Adesso faccio vedere come si fa. Aia. Dai! E così che si fa. Abbiamo un pallone che ha buttato. Ciao Gnabry, è stato un piacere. Siamo rimasti in 3. E la butta! Wow. Sergei Puntazza di K. Ragazzi, ci ha lasciato l'unghia, come si dice in gergo. Ma adesso hai mai sta visto il pro. Punta. Oh, se sbaglio con la puntazza... La pressione. Dico, giochi in casa. Giochi in casa! E sbaglia con la puntazza, signori. Non sono ancora eliminato, però. Signori, aumentiamo la difficoltà. Potrebbe essere eliminato Mirko. Adesso tiriamo di no look. Quindi non bisogna vedere dove si calcia. No look! Incredibile! Signori, ho rischiato l'eliminazione al secondo turno. Sono passato e ne ho eliminati ben 4 di giocatori. Ma finalmente, cacchio! Scusa, adesso c'è la finale. Come la dobbiamo fare? Adesso la finale è secca. Commentate sotto questo video se secondo voi queste due squadre riusciranno ad arrivare in finale. Detto secondo questo, me Newcastle quest'anno tripletto, lo ripeto, lo ribadisco. Quest'anno il Newcastle Trippier, pallone d'oro. Adesso rigore normale, io contro Sergei GK. Ragazzi, portiere contro portiere. Portiere contro portiere. Mamma mia ragazzi. Non sembra un portiere perché il piedino ce l'ha. Oh! In teoria, se sbaglio, lui ha vinto. Ma signori, posso sbagliare. Pippe, guarda qua, guarda lì, Pippe! No! Ragazzi, ragazzi, mi sono... Oh, i colori della Juve, Pippe! No! Guarda cosa! Campione, campione, sole, oh, oh, oh! Signori,
È andata così. È andata così, oh. Fratellito, è andata così, Ho giocato di presunzione, comunque sia meritato Sergei, che è stato l'unico portiere, ragazzi, di arrivare fino in fondo, in finale. Con un palo, con un palo, perché ha rischiato di andare fuori, ma non è uscito fuori. Puoi aprire il pacchetto, aprilo in diretta. Pippe, io voglio farlo con te, non voglio farlo da solo. Però se, ci sta, Sam, anche al secondo, diamo lo starter pack. Grazie. Applauso. Male. Grazie. E il box team, che comunque ci possono trovare, si possono trovare carte golose. Grazie. Vediamo. Guarda che belle. Wow. Aprine uno. Mamma mia, quanto luccicano. Sono 24 bustine. 50 e 50. Io voglio fare l'umile e voglio condividere questo premio. No. Ma scusa, ma tu, no, ma tu per l'umile hai vinto? Vabbè, abbiamo fatto l'ordine adesso. Sì, io sono uscito per il primo. Ah, quindi sei arrivato prima. Ah, si può fare l'ordine, quindi. Ah. Si può fare l'ordine. Dove si possono comprare, Samuel? Ah, ragazzi, link in descrizione, mi raccomando. Per non perdervi nessun match attacks, ma volete mettere, ragazzi? Aspetta, e fatemi sapere le carte che trovate, ragazzi. Cos'è che ha trovato? Munier. Attenzione, De Paul, campione del mondo. Danilo of Samuel. Oh, Newcastle! Santo Massimino! Ragazzi, è giusto, è destino. Ragazzuoli, io vi ringrazio per avervi visto questo video fino alla fine. Ringrazio Sergei. Qui c'è il tuo bomber. Oliver Giroud. Signori, mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento, fateci sapere chi è stato il migliore di questo video. Io vi ricordo che potete comprare, link in descrizione, questi fantastici match attacks di Tops. Signori, ringrazio anche Tops per averci offerto queste splendide carte. Sicuramente farò la collezione. Scrivetemi su Instagram chi avete trovato in questi box. E ci vediamo al prossimo video. Let's go!